Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di un attrezzo della serie Parkside, un attrezzo che ho comprato alla Lidl a 59 euro. Con 59 euro mi hanno dato il tassellatore, la batteria, il caricabatterie e una serie di punti. Più che fare una recensione vorrei fare una comparazione. Vorrei provare a comparare questo attrezzo che è hobbistico con un attrezzo di uso professionale. Questo è un attrezzo che noi usiamo spessissimo, è l'M12 della Milwaukee, un attrezzo che è comunque brushless ma pur sempre 12 volt. Vorrei provare ad andare in cantiere e compararlo con questo attrezzo per hobbistica. Troveremo il trapano nella classica scatola della Parkside, molto comoda. All'interno chiaramente troviamo il tassellatore, che è questo. È molto piccolo, è molto maneggevole, è molto comodo. Questa è la batteria che si sgancia così. La batteria è una batteria 2 A, quindi non dura moltissimo, soprattutto se usate il tassellatore per fare i buchi nel muro. Penso che al massimo si faranno dai 6 agli 8 buchi. Come vi dicevo, la batteria è 2 A, 20 volt, quindi è abbastanza potente. Qui troviamo il LED per vedere quanto è carica la batteria. Ora ci sono tutti e tre i LED accesi, quindi vuol dire che la batteria è molto comoda. Vi consiglio comunque, se usate abbastanza spesso il tassellatore o anche come cacciavite, di comprarne una più grossa. Ne vendono una da 3 A e mi pare anche da 4 A. Poi troviamo il caricabatterie, questo è il caricabatterie, è molto piccolo, quindi molto comodo da usare in piccoli laboratori o nei garage, e anche leggerissimo. Comunque sulle istruzioni c'è scritto che carica la batteria in 1 ora di tempo, è molto elevato. Se devo essere sincero, il mio è Milwaukee, carica le batterie da 4 A, che sono quindi il doppio di capienza, in metà tempo, in mezz'ora. Poi troviamo un set di punte molto assortite. Fate conto che se fossero state punte di prima qualità sarebbero costate più di tutto questo messo insieme. Ci sono 3 punte per il muro, che sono 6, 8 e 10, che sono il massimo che può bucare il tassellatore. Come vedete, questo è l'aggancio che si chiama SDS, quindi è l'aggancio rapido. Ora vi faccio vedere come funziona. Questo è il trapano. Come vedete, innesto rapido. Per sganciare basta tirare indietro la leva e così si sgancia la punta. Poi troveremo anche delle punte per il ferro. Queste sono delle punte per il ferro. Hanno questo inserimento che si usa, si agganciano qui, come vedete si agganciano, basta tirare indietro e si innestano. Questa baionetta è sempre a SDS, quindi per usare le punte del trapano o quelle dell'avvitatore, perché come vedete ci sono anche vari inserti per le viti. Questo è un inserto piccolo, questo medio e poi ce n'è uno più grosso. Questi andranno tutti innestati qui dentro, come vedete. Come vedete basta tirare indietro e si sgancia. Questo è il tassellatore, come vedete ha 2 funzioni. Adesso qui è sul martello, quindi vuol dire che ha percussione. Basta girare la leva in alto e funzionerà come avvitatore o come trapano normale. Quando sarà posizionato sul tassellatore, sulle istruzioni c'è scritto che darà 5.000 colpi al minuto. 5.000 colpi al minuto non sono tantissimi per un tassellatore da 20 volt. Fate conto che il mio, che è da 12 volt, è della Milwaukee, mi pare che dà 6.580 colpi al minuto. Ora innestiamo la batteria e vi faccio vedere un LED. Come vedete qui c'è un LED. Questo LED è comodissimo soprattutto se dovete lavorare all'interno dei cassonetti delle tapparelle. Qui troviamo un tasto. Questo tasto serve per far funzionare la punta sia in senso orario che antiorario. Questo è il perché.
Perché spesso e volentieri, quando si fanno i buchi nel muro, cosa succede? Che la punta rimane bloccata. Come vedete, così va in senso orario, quindi vuol dire che è in funzione il trapano, quindi stiamo facendo il buco. Quando la punta si blocca, non riuscite più a tirarla fuori, quindi schiaccerete la leva e la punta uscirà in automatico. Ora siamo pronti per testare l'attrezzo in cantiere sul calcestruzzo e poi qui in ditta sul mio banco prova sul legno. Siamo arrivati al termine della recensione, ora vorrei darvi il mio parere per quanto riguarda questo attrezzo della Parkside. L'attrezzo è molto maneggevole, molto leggero, è molto comodo da usare con la batteria posta proprio sotto la mano, non si fa fatica a tenerlo in mano. Si è comportato benissimo sul legno, si è comportato anche molto bene sul ferro, quasi alla pari del mio Milwaukee. Si è comportato un po' meno bene quando abbiamo dovuto bucare il cemento, anche perché il cemento era molto duro, era cemento armato, quindi ha fatto abbastanza fatica e al sesto buco iniziava già a scaldare, quindi se dobbiamo usarlo per bucare il muro, facciamo pochi buchi, lo lasciamo riposare e poi siamo pronti per procedere con il resto del lavoro. Ho altri attrezzi della Parkside, ogni settimana ne recensirò uno, se vi interessa iscrivetevi al canale e se avete bisogno di qualche delucidazione, qualche chiarimento, scrivetemi qua sotto e ci vediamo settimana prossima.